Non lasciarvi ai 10 giochi della settimana confezionati per noi da Jerry De Rosa. Alla prossima settimana. Si chiama Mike e risolve i problemi. Mike Pemberty da casa sua sbanca il Palaverde. Pemberty, incredibile! Errare è umano, rimediare come fa Ugo Scolocchini, un po' meno. Il campione olimpico si dà le pulizie di tabelloni. In questa classifica si farà vedere spesso Alain Digbe e la sua linea di fondo. Avellino contro Siena ha tenuto finché ha tenuto lui, Nenki Cielo Petere Zugwu, l'anglo-nigeriano dell'Air. C'è un piede dall'altra parte, con la gran schiacciata. Una luce nel buio di Reggio Calabria, l'uno contro uno di Lovell Blanchard. Che fosse una giornata buona per Cantù, lo si è capito dalla fine del terzo quarto. Brett Blizzard e la sua catapulta. Nella cavalcata senese di Avellino, anche un assaggio del 17enne rampante, Gigi Datome da Buzzi Thornton. La palla per Datome, che è uno che sa saltare. A Teramo, Jamel Thomas non è bastato contro Varese, nonostante questa meraviglia, l'idea di Stefano Raiola. Non solo triple per Mike Pemberty, al resto poi ci pensa Jeff Trepanier. Ma il primo re della stagione, James Singleton, vincerà però con la sua ispirazione, Daniele Cavaliero. Cavaliero alza per Singleton!